Bene, cari fratelli, gloria a Dio. Allora vogliamo iniziare. Santo l'Eterno, con la parola di Dio, grazie a Dio per tutte le testimonianze e per l'incoraggiamento, gloria a Dio, che tutti abbiamo bisogno. Sapete, siamo esseri umani. E chi dice che non ha bisogno di essere incoraggiato, forse perché è giovane nella fede o ancora non gli sono arrivate le batoste. Quindi fanno sempre piacere, insomma, essere incoraggiati. Gloria a Dio. E grazie a Dio per questo spirito. Bene, vogliamo, chi desidera seguire la lettura può aprire la propria Bibbia in Prima Re, capitolo 17. E leggeremo dal verso numero 10 fino al verso numero 16, e leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Prima Re 17, dal 10 al 16, e dice così: Egli è Elia. Egli dunque si levò e andò in Sarepta. E come giunse alla porta della città, ecco quivi era una donna vedova che raccoglieva delle legne. E egli la chiamò e le disse: «Deh, recami un poco d'acqua in un vaso, a ciò che io beva». E come ella andava per raccogliere l'acqua, egli la richiamò egli la richiamò e le disse: «De, recami ancora una fetta di pane». Ma ella disse: «Come il Signore, il Dio tuo, vive, io non ho pure una focaccia. Io non ho altro che una menata di farina in un vaso e un poco di olio in un orciuolo. Ed ecco, io raccoglierò due stecchi, poi me ne andrò e l'apparecchierò per me e per il mio figliuolo e la mangeremo. Poi moriremo». Ed Elia le disse: «Non temere, va, fa come tu hai detto, ma pur fammene prima una piccola focaccia e recamela qua fuori, poi ne farai del pane per te e per il tuo figliuolo. Perciò che il Signore, il Dio di Israele, ha detto così: il vaso della farina nell'orciuolo dell'olio non mancherà fino al giorno che il Signore manderà della pioggia sopra la terra». Ella dunque andò e fece come Elia le aveva detto, ed ella ed egli e la casa di essa ne mangiarono un anno intero. Il vaso della farina nell'orciuolo dell'olio non mancarono, secondo la parola del Signore che egli aveva detta per Elia. Amen. È un passo incredibile, ha una infinità di significati. A proposito di coloro che magari possono pensare che Elia è stato, come dire, sconsiderato nel dire, o magari se ne è voluto approfittare nel dire: prima mangio io, prima fammelo a me e poi ne mangerai tu. Io vorrei far considerare una cosa, che Elia in quel momento era colui che portava la parola del Signore a tutti quanti, e non solo portava la parola del Signore, ma era un grande profeta. E se Elia moriva, avrebbero perso tanto. Benedetto è il santo nome del Signore. E questo è uno dei significati di questo passo. Invece io qui ci vedo tutto l'amore di Elia, oltre che tutta la fede. Questo passo rappresenta tante cose. La parola di Dio ha molti significati, ha molte interpretazioni. Quindi questa sera lavoreremo su un significato, che ovviamente tutte quante possano sempre su un solo fondamento. Questo passo è, come dire, si può vedere insieme a un altro passo che si trova in Seconda Re capitolo 4, quando Eliseo, il sostituto di Elia, a un certo punto fa la stessa cosa che ha fatto Elia. Solamente che Elia si trova in una situazione dove c'era un solo vaso, mentre invece Eliseo, avendo ricevuto il doppio dello spirito di Elia, anche lui si trovò davanti un solo vaso.
Però gli disse a quella vedova: vai e prendi altri vasi. E tutti quanti i vasi furono riempiti di olio, di presenza di Dio, di Spirito Santo. Ora, nella parola di Dio è scritto che la parola di Dio è tutta profezia, tutta. Lo ha detto Gesù stesso in Apocalisse: io sono lo spirito della profezia. Quando noi leggiamo le storie, in ogni storia c'è una profezia. Il punto è che noi non riusciamo a cogliere la profezia in tutte le storie, perché dobbiamo essere abilitati dallo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ci dà secondo la nostra necessità. Per esempio, quando noi prendiamo la vita di Giuseppe, Giuseppe rappresenta il Messia. Giuseppe è nato da Abramo, gloria a Dio. Giuseppe è stato venduto come schiavo, esattamente come il Messia è stato venduto come schiavo. Poi Giuseppe è entrato nella carcere, nel punto più buio di questo mondo, e allo stesso modo il Messia è andato nel centro della terra, dove c'era lì, c'era da una parte l'inferno, dall'altra parte il seno di Abramo. Nel seno di Abramo c'erano tutti coloro che erano salvati, ma si trovavano lì, e è andato per tirarli fuori e portarli su nel cielo, e poi è diventato re, così come Giuseppe è diventato re. E quindi noi vediamo che nelle scritture ci sono delle grandi rivelazioni, e quindi noi vediamo che Elia rappresenta la chiesa rapita, perché come Enoch è stato rapito e dopo è venuto il diluvio e quindi non è passato per il diluvio, così Elia rappresenta la chiesa rapita, perché poi fu rapito e dopo è venuto Eliseo. Ed Elia rappresenta per molti versi i nostri tempi, tempi difficili, tempi bui. Tempi dove lui stesso, qui lo dice, andò da una donna di Sarepta. Saretta non era Israele, era fuori i confini di Israele, era una donna gentile. E così come Giuseppe si sposò con una donna gentile, una donna del mondo, una donna egiziana, la sposa di Cristo non è ebrea, la sposa di Cristo è la Chiesa, perché è Israele che era stato predestinato ad essere la sposa di Cristo, ma il Dio non obbliga nessuno, perché non c'è predestinazione in questo senso qua, è scaduta da questo, e allora è entrata la Chiesa, e la Chiesa ha preso il posto di Israele, ma Israele sarà salvato alla fine dei tempi, ma caro prezzo gli costerà. E allora questa donna gentile, questa vedova di Sarepta, rappresenta appunto l'epoca nostra, un'epoca dove c'è poco olio, ma la malvagità ce n'è tanta. A un certo punto, se voi notate bene, nel capitolo 18, nel verso 19, è scritto che c'erano 400 profeti di Baal, e c'è tutta la storia dove appunto ognuno fa il suo il suo altare, preparano l'olocausto. A un certo punto il Signore appunto fa scendere fuoco dal cielo su richiesta di Elia, e poi questi 400 profeti muoiono. Ora però, se noi andiamo in, perché li fa uccidere a tutti, se noi andiamo in Prima Re 22:6, notiamo di nuovo 400 profeti. Però in Prima Re 22:6 non dice 400 profeti di Baal, dice 400 profeti, ma erano falsi profeti. E allora noi vediamo che il male, l'uomo, la Chiesa, non potrà mai estirparlo da questo mondo. La Chiesa, per quanto possa essere unta di Spirito Santo, non potrà togliere il male dal mondo. Noi dobbiamo togliere il male dal nostro cuore per la potenza dello Spirito Santo, ma dal mondo noi non possiamo togliere il male. L'unico che può togliere il male dal mondo, e lo toglierà, è Cristo Gesù. E quando Cristo Gesù tornerà per la seconda volta con la Chiesa, legherà il Satanasso e lo getterà nell'inferno, nell'abisso, per 1000 anni legato. Alleluia! Ma noi siamo chiamati a togliere il male da dentro di noi. E allora noi vediamo che il male avanza, e che il male viene tolto, ma poi rinasce, ma non rinasce uguale, perché qui si chiamavano profeti di Baal,
mentre invece in Prima Re 22:6 sono falsi profeti, sono mascherati, sono falsi ministri, falsi pastori, sono falsi fratelli, come ha detto l'Apostolo Paolo. E allora la Chiesa è chiamata a essere ripiena lei di Spirito Santo, per avere quel discernimento che dice l'Apostolo Paolo, abbiate il discernimento degli spiriti, quello è uno dei 9 doni, sappiate vedere quello che c'è intorno di voi, insieme chi ha una cosa, chi ne ha un'altra, chi ha un dono, chi ha un altro dono, possiate essere edificati gli uni con gli altri. È scritto in Luca capitolo 17, parlando degli ultimi giorni, che arriveranno dei giorni che gli uomini vorranno vedere un giorno del figliuol dell'uomo, ma non lo vedranno. A me questo verso mi ha sempre lasciato perplesso, perché uno dei significati, e chissà quanti altri ce ne saranno, di questo verso è che proprio nell'ora più buia della fine dei tempi verrà un movimento mondiale che tutti diranno: ecco il Cristo, eccolo qui, eccolo là, e tutti vorranno vedere quei giorni come i giorni del figliuol d'uomo, quando i morti risuscitavano, quando le malattie venivano guarite, quando grandi miracoli succedevano, e ancora oggi succedono queste cose, ma non è come all'inizio, perché più si va avanti e più la Chiesa si va spegnendo. Gesù ha detto che prima che inizi la grande tribolazione, la Chiesa sarà tolta, ma quando sarà tolta? Sarà tolta in un periodo di grande apostasia, non grande risveglio, grande apostasia. E allora vorranno inventarsi tante cose, vorranno far vedere tanti luci alla gente, vorranno far vedere miracoli, grandi masse, grandi segni, finti segni, finti movimenti, ma lì non c'è Cristo. E Gesù ha detto: lì non vi andate. Quando vi diranno il Cristo è lì, se lì non c'è Cristo, non vi andate. La pagherete cara, come l'ha pagata cara Elia, che dovette sconfinarsi prima in un monte e farsi alimentare dai corvi, e poi è dovuto andare a Sarepta, addirittura fuori dalla terra benedetta di Israele, da dove procedeva la parola di Dio, e dovette andare fuori e stare solo con una vedova. E così è oggi la vera Chiesa. La vera Chiesa oggi è poca. Siamo pochi. La vera Chiesa, disse più di uno, servo grande di Dio, e quando lo disse io ero giovane nella fede, disse: è esagerato. Oggi addirittura io sono pure sceso con la percentuale, disse, e questo più di 20 anni fa, quando il Signore rapirà la Chiesa, se rapisce il 6% dei nati di nuovo, è grasso che cola. Ed è vero, ed è vero, ed è vero, cari fratelli. Vediamolo noi, quanti 20 anni fa, quando iniziò quest'opera, perché il Signore si usò di mia madre. Amen. Quante decine di battesimi di Spirito Amen. Santo veri, decine, Amen. Decine, non stiamo parlando di 5-6, stiamo parlando di decine, decine. Facevamo le preghiere tutti Amen. I giorni, non ci entravamo dentro la stanza, facevamo 3 cerchi, 4 cerchi, più tutti quelli che stavano di là. Quanti Amen. Eravamo? Dove stanno? Quanti siamo rimasti? Amen. Dove stanno? Nel mondo? Qualcuno è tornato appunto al mondo, nel vomito, altri stanno in mezzo a falsi ministri e a false, altri chissà dove stanno. Pochi, lo vediamo noi. E allora il Signore ci ha detto queste cose. Lui ha detto: pochi sono i salvati. Perché? Perché lo scegliamo noi il nostro destino eterno. E allora vorranno vedere un giorno come quello del figliuol d'uomo, ma non lo vedranno. Ma disse il Signore: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Alleluia. Sarà salvato. Quando vedrete l'apostasia, guardiamo quello che succede nelle altre chiese, non diciamo facciamoci i fatti nostri, guardiamolo, ha detto Gesù. Quando vedrete tutti questi segni nel mondo, oggi stiamo vedendo 1 miliardo di segni, ce ne sono decine, ce ne sono più di 70 di segni, più di 70,
talmente tanti che neanche me li ricordo tutti a memoria, li devo leggere, perché tutti a me sono talmente, siamo pieni di segni. L'ultimo segno, grande segno che abbiamo avuto, le quattro lune profetizzate in Gioele, in festività ebraica, a distanza di 6 mesi l'uno, formando il 666, più chiaro di così, come ha detto Gioele, che questo sarebbe avvenuto prima del giorno del Signore. Io non conosco un'altra profezia che si deve avverare perché il Signore non torni a rapire la sua Chiesa. Per quello che io ho nella mia piccola conoscenza biblica, tutto è compiuto. Manca solo che il Signore rapisca la sua Chiesa. Lui sa il giorno e l'ora, noi però conosciamo il tempo. Noi conosciamo il tempo, bene lo conosciamo, ma il giorno, l'ora e l'anno solo Dio lo sa. Gloria a Dio. E allora, davanti a questa parola profetica più ferma di ogni tempo, facciamo bene a credervi, perché la fede è grandemente combattuta. Quando Gesù ha detto: ma quando io tornerò, questo è scritto in Luca, troverò la fede sulla terra, domanda, troverà la fede. Che cos'è la fede? Sapete che cos'è la fede? Potremmo parlare per ore di che cos'è la fede. Ma la fede, in verità, questo si dice poco, io ogni tanto lo dico, il significato base della fede è conoscenza, è insegnamento. Lo dice Giuda 1:3, solo nella versione vecchia Diodati: per la fede una volta insegnata, la fede è un insegnamento, è credere in qualcosa, è credere nella parola di Dio, è credere che c'è un Dio, c'è un Padre, c'è un Figlio, c'è uno Spirito Santo, che c'è stata un'opera, che c'è una via, che qual è questa via, cosa consiste in camminare in questa via. Tutto questo è la fede. E lui dice: troverò questo nei vostri cuori, troverò la fede nei vostri cuori, la fede è Cristo, troverò Cristo nei vostri cuori, troverò questa conoscenza nei vostri cuori, o troverò che vi siete imparati tutti i giocatori della squadra tua preferita o del tuo cantante preferito, o ti sei studiato sto mondo e quest'altro. Persone che hanno 10 lauree, e gloria a Dio, noi incentiviamo tutti a prendere la laurea, è giusto studiare, è giusto andare all'università, e non hanno mai letto la Bibbia in tutta la loro vita e si sono letti centinaia di libri. Dove andranno queste persone? Dove andremo noi se trascuriamo questa grande salvezza, se trascuriamo Cristo? Cristo è la parola, è la comunione, è la preghiera. Cristo è la comunione fraterna, come ha detto la sorella Paola. Cristo è l'amore. Siamo pochi nel mondo, siamo pochissimi, la Chiesa di Cristo è poca. Quindi noi che siamo pochi facciamo bene a combattere per quello che è scritto in Ebrei, non mi ricordo, capitolo 12 o 13, che senza la pace e la santificazione nessuno vedrà il Dio. Quindi facciamo bene a procacciare non solo la santificazione, ma anche la pace, che è grandemente combattuta, per stare in pace tra di noi, perché quando Cristo rapirà la sua Chiesa vorrà vedere che la sua Chiesa stia in pace, perché dove c'è pace c'è amore, dove c'è amore c'è Cristo. E questo è combattuto, perché noi siamo di carne, abbiamo la nostra carne, le nostre stanchezze, il nostro caratteraccio, i nostri momenti bui, che veniamo un pochino meno, no? Non capita mai di venire un pochino meno, e allora quando vieni un pochino meno lo spirito viene meno, e quando lo spirito viene meno la carne è viva, mette bandiera, e no, e allora a volte c'è da sopportare qualcosa che non va, gloria a Dio, e va bene. Sopportiamo noi, ma non sopportiamo gli apostati, non sopportiamo quelli che predicano un Vangelo diverso, quelli li riprendiamo nel nome di Gesù, ma la vera Chiesa ha dei difetti ed è bene sopportarci, tanto più che vediamo approssimarsi il giorno che il Signore suonerà questa tromba e che questa parola dimori doviziosamente in noi. Come farà a dimorare doviziosamente in noi se l'apriamo una volta a settimana, se pensiamo poco alla parola di Dio con tutto ciò che ne consegue? La parola di Dio ci insegna a vivere questa vita, ci insegna a pregare, ci dice come pregare, ci dice a chi non dobbiamo pregare, a chi non dobbiamo credere. La parola di Dio è una luce che illumina questo mondo, e così come Cristo è la luce del mondo e gli disse in Matteo: anche voi siete la luce del mondo, con la differenza che lui emana luce propria, noi no, noi riflettiamo la luce di Cristo attraverso il comportamento soprattutto, e quando ne abbiamo la possibilità
anche predicando l'Evangelo di Gesù Cristo, laddove ci vogliono ascoltare e dove non ci vogliono ascoltare, pazienza, disse il Signore, sgrullatevi questa sabbia, ma loro ne pagheranno le conseguenze. Noi però non rallegriamoci di questo, preghiamo sempre per tutti, anche per quelli che ci respingono. E quindi è questo che io avevo davanti. Prima ho aperto la Bibbia a caso e mi era venuto questo passo, e così come Elia poi fu tolto e fu portato su nel cielo, poi Israele sarà riabilitato e riceverà il doppio, il candelabro tornerà nuovamente a Israele e sarà riabilitato, e noi vedremo tutto quello che succederà sulla terra, ma lo vedremo dal cielo, così come ha detto a Giovanni in Apocalisse: sali qua e guarda quello che succederà, così noi saliremo, ci saranno le nozze dell'agnello e vedremo quello che succederà sulla terra nella grande tribolazione, e poi torneremo in quel giorno con miriadi di angeli, miriadi di credenti, torneremo col Signore, regneremo 1000 anni e finalmente potrò andare a Gerusalemme, che mi piacerebbe tanto andarci e non ci posso andare. E io, c'è chi non gli interessa, chi gli interessa, a me mi piacerebbe molto andarci, gloria a Dio, ma so che anche se non ci andrò mai in questo mondo, che molto presto, quando tornerò con Cristo, io andrò a Gerusalemme, alleluia, ed è la città eterna, non è Roma la città eterna, per carità, qui c'è l'officina del diavolo, la città eterna è Gerusalemme, dove c'è il trono dell'agnello. Ecco perché tutti la vogliono, ma nessuno l'avrà. Solo Cristo l'avrà, e per un periodo l'anticristo di quei 3 anni e mezzo, ma poi gliela toglie subito. E quindi abbiamo una grande speranza per avere gioia, per cercare la gioia. I problemi rimangono, ma anche la gioia e la speranza che i problemi possano essere risolti anche rimane. Quindi rallegriamoci nel Signore. Amen. E quindi con questa speranza, con questa fede, con questa conoscenza possiamo venire e a andare in preghiera. Io vi invito a venire davanti, fratelli miei, mentre la sorella Paola ci guiderà nell'adorazione, nel ringraziamento. Chi vuole venga davanti, alziamo le mani, mettiamoci in ginocchio, come volete, gloria a Dio, sentiamoci liberi.